Bella a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz e il buon Diego, non si vede, Non si è devi visto. venire più in qua, vuoi fare lo stupidone? Difende, Niente, stupidevoli. stupidone. Allora, oggi abbiamo un mazzo di Kota, Cornelius Jables, Sanctum Logos Ombre, che è metti a fuoco, bravissimo, contro un mazzo di Mass Mutation, pieno di cose interessanti. E il professore... Il Persephone Neville, revisore del Della Cramadol crema di dolce. Crema Dolce, cavolo, a quest'ora non si può, Se li inventano non si sempre più può leggere a complicati. quest'ora. Logos Selvaggi Ombra. Bene, partiamo. Mettiamo a fuoco il campo di Vuole battaglia. andare cattivo di 11, ne 11. faremo 12, invece no, faremo 1. 1, niente. Allora, già mescolato, già smizzato. Io non ho sbalzato, però non è Allora, lo stesso. partirò io. Tu l'hai già smazzato, eh? Ah sì, è Eh sì, cavolo. vero, mi ricordo. Niente, io partirò con... Con cosa parto? Con Simulacro. È un bot. È una creatura nuova. Quando raccoglie, posso decidere di scartare una carta dalla mia mano e pescare uno. Distrutto ruba. Se viene distrutto, ruba 1. È una delle famose carte procedurali. Sostanzialmente ci sono 6 carte diverse possibili per ogni casa. Esatto, Abbiamo finito la lezione di storia? sì. Ok. Volevo essere un po' esplicativo per Giochiamo forza. altro? O... Io ho finito, ho già pescato anche. Hai già pescato? Allora... Direi che... Dico Sanctum. Tiro questa che mi dà un'ambra, così Prende l'ostaggio. dal nulla. Poi poi sono pirla. Perché non ho ambre. Ripristino una creatura vicina e combatto, Ma non può non può combattere. combatterla, quindi non fa niente, e anche se combatteva non faceva danni, ma si pigliava. E poi gioco il comandante Remiel. Passo, pesco 3. Parte Diego, attendente di Gloriana, quindi Oh, un danno selvaggi, un stampato. danno stampato che metterò sul Demon Bot. Reclamato dalla natura, purtroppo non ci sono artefatti in gioco, quindi mi tocca prendere un'ambra e accontentarmi così. Evoluzione rapida, mi dà un'ambra e dice: scelgo una creatura, metto un segnalino più uno forza su quella creatura per ogni ambra che possiedo. Quindi metto più due segnalini forza sull'attendente di Gloriana. Più due forze. Peccato. E poi uso Comunione, è un Omega, quindi è finito il mio turno. Perdo tutte le ambre, Proviamo. però ne guadagno 4. Allora, è una fortuna fare. E concludo il mio turno perché ero Omega. Va bene. Allora. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Gioco Carlo Carletto. il fantasma. Poi gioco il pungiglione che faccio un'ambra e rubo uno perché ho giocato un artefatto. Nice. Poi dopo gioco una doppia scarica nervina, rubo due e fogono la raffa, quel coso. E raccolgo col simulacro. Direi che puoi andare. Direi che io ti posso anche lasciar fare tutto quello che vuoi. Gioco ombra. E chiamo prestito. Mi dà un'ambra. Ho un simbolo di pesca, quindi pesco una carta in più. Prendo il controllo di un artefatto nemico. Mentre sotto il mio controllo appartiene alla casa ombra. Normalmente il pungiglione adesso ce l'ho io. Poi, fine. Francis l'economista mi dà un'ambra stampata, potenziata diciamo. Faccio un Duke Over There, guardate laggiù, infliggo due danni a una creatura, se non è distrutto rubo uno, quindi due danni qua e rubo uno.
Offerta allettante viene scartata. Non mi interessa, lo metto. Però gioco a graffa a raffa, che è un danno da fare sul carletto. Ah. E io ho finito il turno. Ok. Allora. Io farei. Farei sì. Ombre. Onda benefica, un'ambra stampata, due danni a tutte le creature. Loro muoiono, danno un botto a morto e ne rubo uno. Due danni qua. Poi direi che facciamo una trappola a innesco così a caso. No, devi farla per forza sul simulacro, eh? Eh sì, qua. Sul simulacro. Che non si trova su un fianco, niente. Oh, che palle. Beh, monello. Rubiamo uno. Raccolgo. E passo. Pesco due. Ok, io chiamo selvaggi. Falco il fantasma. Raccolgo con uno. Calibri lo scarto perché era un alfa, avrei dovuto giocarlo prima. Attenenti di Gloriana, passo. Tu forgi e me ne sei. Sei ambre perché ho il pungiglione. E giriamo la prima chiave. Allora. Direi che dico Sanctum. Ripristino il modello e combatto il tuo amichetto danneggiato. Poi raccolgo col sergente, raccolgo col comandante. Raccolgo col sì. Simulacro grazie al comandante e poi scarto pochi retti. Puoi andare. Io non forgio perché c'è il pungiglione. Chiamo ombre, tolgo il pungiglione, lo sacrifico. Taglia borse mutante 8 l'impercettibile con ambra sopra. Un attimo. E ti devo far scattare una carta dalla mano per 8. Un dadino da 1 a 6, proviamo 2. Wormhole, buono. Wormhole, no, non ci voleva. Tecnoladra, passo il turno. Sono in check. Passi il turno e sei in check. Prego. Beh, dico ombre, trucco della civetta. Rubi 2. Poi. Trappola innesco, un'ambra, fuggono questi tre. Raccolgo col simulacro e puoi andare, sono in check anch'io. Io forgio la prima, finalmente. Sono in check. Ho preso tanti danni sopra. Questo mi piace. Chiamo selvaggi. Formicida, pesco una carta. Mentre ci sono più creature mutante, le chiavi del tuo avversario costano più 2. Ciao. Canto della serva, mi dà un'ambra, mi fa catturare un'ambra e la catturo sulla tecnica. I nemici costano più 2 adesso, esatto. Sono mutanti. E per il resto del turno le mie creature hanno raccolto, ottieni 2 ambra. Recrudescenza e vado a riprendermi una creatura mutante. Continuo a trovare una creatura mutante, incantare un'altra creatura. Mi riprendo lei e lei. Mm-hmm. Lui è un mutante ed è una creatura non mutante, diciamo. Questa è morta, allora no. Infliggo un danno al simulacro. Ti muore? Tanto per no, non muore.
7. Falco fantasma, raccolgo con tutti e due, mi dà 4 ambre. E posso scartare una carta dalla mano, scarto Ember Luxion, per pescarne una. Passo, sono in sacco e tu non farmi. Perfetto. Allora, dico Sanctum, col sergente picchio lui, tre danni, perché uno è lo scudo, poi raccolgo 1, 2 e 3 di conseguenza, 1, 2, 3, e poi gioco il custode della cripta, che le mie ambre non possono essere rubate. Scarto la via dello spirito, vai, sono in check. Ok, esco due. Forgio anch'io. Logos, censura, che è arrivata un po' tardi. Infomorfo, faccio un danno sul simulacro. Studiare la posizione, non puoi raccogliere il prossimo turno. Muore il simulacro? Sì, faccio un danno sul simulacro. Infomorfo ancora. Ricerca prossima attiva, mi dà un'ambra. E archivio una carta della mano. Io ho finito la mano, pesco 6. Forgio 6. 3, 3, 6. La seconda chiave. Allora, io non posso raccogliere. Però posso fare Logos e giocare l'accesso alla biblioteca. Prego. Che viene curato. Inizierò giocando scarica positronica, che mi dà un'ambra. Faccio 3 danni, 2 e un danno e 1. E pesco una carta. Poi gioco Quixo e pesco una carta. Gioco un altro Quixo e pesco un'altra carta. Gioco un Mecha Titano e pesco uno e le chiavi costano in meno. Gioco una Tempesta di Disturbi e non puoi giocare carte azione e pesco uno. E gioco un Dottore Scotera. Guadagni due ambre. Due ambre e pesco uno. Io tesoro mio, sai cosa ti dico? Che hai vinto. Pesco a fine turno e sono in check a 8. Check a 8 per la terza chiave. Sono in check a 5, a 7. Come 7 o 8? Sì, nel senso, se ho 8 sì, ma forse no, 5. Nel senso, ho detto sono in check con 8 ambre. Ah, io non posso fare niente perché mi hai bloccato le azioni. Mi ha bloccato le azioni, io avrei chiamato Logos, quindi un ambro sulla censura. E vabbè, l'ingegnere titano, figlia, pesco una carta, signor mutageno mi dà un'ambra. Ma non potendo giocare questa, che mi dà 3 ambre stampate e archiviavo 2. Tra l'altro archiviavo 2, no, c'era quella che in fondo. Niente, GG. Niente. Questa prima partita Kota contro Masmutation se la giudica Kota. Da l'antimete è tutto, un Diego un po' sconsolato. Sconsolato. Affogo il mio Devi affogare più in qua. Affogo il mio dispiacere nella Coca-Cola. Niente, non si è visto che l'ha bevuta, ma ci fidiamo. E al prossimo video dove proveremo sempre Masmutation contro un'altra espansione.